Sophie, la contessa di Wessex e il principe Edoardo hanno raggiunto un mutuo accordo per posticipare la loro visita a Grenada durante il loro tour reale, è stato affermato. Buckingham Palace non ha fornito una spiegazione per il rinvio tardivo, ma ha ammesso che è avvenuto dopo aver consultato il governo di Grenada e su consiglio del governatore generale. Il rinvio è arrivato pochi giorni dopo che il Comitato Nazionale per le Riparazioni ha scritto al governatore generale Dame Cecilia Grenad chiedendo un incontro con il conte e la contessa per discutere questioni specifiche per il lavoro del comitato. Harley Gill, presidente del comitato, ha dichiarato, sì, abbiamo scritto chiedendo un'udienza. Siamo in attesa di una risposta e ora stiamo apprendendo che il viaggio è rimandato. Non so quale sia il motivo di questo rinvio, ma credo che la nostra richiesta abbia giocato un ruolo. Una ricerca della Banca d'Inghilterra ha recentemente rivelato che un tempo possedeva fino a 599 schiavi in due tenute a Grenada. Il signor Gill ha affermato che la recente valutazione non parlava bene della visita reale. La visita programmata del principe Edoardo e Sophie è stata posticipata solo un giorno prima che la coppia si imbarcasse nel loro tour del giubileo di platino di 6 giorni nei Caraibi. Arriva anche poche settimane dopo il controverso viaggio del duca e della duchessa di Cambridge in Giamaica. Edward e Sophie inizieranno il loro tour venerdì e inizialmente avrebbero dovuto visitare Antigua e Barbuda, Grenada, St. Lucia e St. Vincent e Grenadine dal 22 al 28 aprile. Quando ha annunciato che Grenada è stata eliminata dall'itinerario, Buckingham Palace ha detto che la coppia sperava di visitarla in un secondo momento. La proposta di posticipo è stata avanzata da Grenada su consiglio del governatore generale, che è il rappresentante della regina sull'isola. Resta inteso che ha seguito le discussioni tra il palazzo e i paesi caraibici ospitanti sull'itinerario della coppia.